al telegiornale del quarto raduno dei giovani di Libera che si concluderà questa sera. Io sono Irene da Varese. Io sono Giacomo da Verbania. I giovani del raduno in questi giorni hanno incontrato due persone preziose per Libera in Sicilia. Ecco la loro intervista doppia. Nome? Umberto. Salvatore. Referente? Trapani. Sicilia. Che cos'è Libera? Un sogno. Un casino. Che cos'è la mafia? Due casini. Una merda. Manda un messaggio ai giovani del raduno di Libera. Ma grazie per tutto quello che ci state dando. Tornate presto. Qual è il piatto della cucina siciliana che preferisci? Le panelle. Le arancine. Saluta con in dialetto siciliano. Ciao compa, ciao picciotti. Picciotto, ne vedremo presto, mi raccomando, recampate perché abbiamo bisogno di voce. Durante l'ultima giornata di formazione qui a Raduno, i giovani hanno analizzato l'organizzazione e gli strumenti di azione di Libera sui territori. Una riflessione portata avanti con Maria Josefava di Libera Piemonte, Andrea Zummo del Comitato Salvagente, Umberto Di Maggio, coordinatore di Libera Sicilia e Peppe Rizzo di Libera Bologna. Nel pomeriggio i ragazzi hanno lavorato in gruppo per l'ultimo momento di confronto e l'elaborazione delle parole chiave che andranno a formare il lenzuolo People Have the Power. È tempo di bilancio al raduno. Sono 250 i giovani partecipanti, 180 circa le tende predisposte a Villa Genna, 2500 i pasti serviti, 1500 le colazioni, 31 i relatori che hanno preso parte ai dibattiti e 10 gli ospiti internazionali. L'assemblea conclusiva del raduno ha visto la partecipazione di Francesca Rispoli, coordinatrice nazionale, di Davide Pati, responsabile settore Bonfescati di Libera, di Enza Rando, coordinatrice dell'ufficio legale dell'associazione. Dopo lo spettacolo lineamenti messi in scena dal teatro delle condizioni avverse, i ragazzi del quarto raduno di Libera danno appuntamento al prossimo anno con una performance finale preparata durante i 5 giorni con l'associazione Orme. Qual è il cornetto che preferite a colazione? Marmellata. Cioccolata. L'abbigliamento adatto per il raduno? Più leggero possibile, perché fa molto freddo. Fa molto freddo? Dai, un eufemismo, no? Ironia. Che musica volete da DJ Teresa questa sera? I Muse. No, vogliamo musica trash. La carra. Musica trash. Qual è il cornetto che preferite a colazione? Quello con la marmellata. Cremo tutta la vita. L'abbigliamento adatto per il raduno? Pantaloni corti e maglia di Libera. Pantaloni corti, maglietta di Libera e infradito. Che musica vorreste chiedere a DJ Teresa questa sera? Subsonica. Da piemontese dico anch'io subsonica tutta la vita, sì. Direi che un'ottima cosa di questo raduno è sicuramente la cucina. Le patate sono la cosa che preferisco in assoluto. È bello vedere giovani d'Italia, è bello vedere giovani che sotto questo sole cocente hanno voglia di studiare, di capire, per non essere velleitari, per imparare a agire con efficacia e per cambiare questo paese. Sono convinto che ce la faremo anche grazie a queste patate. Cos'è la cosa peggiore che avete mangiato in questi giorni? Le banane gli verdi. Gli ghiacci. Le banane verdi ghiacci. Sono state sicuramente la peggiore. Sì. E la pasta al forno. No, le lasagne al forno. Gli spinaci ghiacci erano i peggiori. Le lasagne col caldo non si reggono. Cos'è la cosa peggiore che avete mangiato durante il raduno? Niente. Penso alla paella, quella. Sì, non l'ho digerito, davvero. Qual è il cornetto che preferite a colazione? Decisamente il cornetto alla crema, anche se anche quello al cioccolato ha il suo valore, devo dire. Allora, abbiamo assaggiati tre lo stesso giorno, ma era concesso, era legale ed illecito, e il migliore è quello al cioccolato. Anzi, quello alla crema posso dire è il peggiore, secondo me. Oddio. Abbigliamento adatto per il raduno? Allora, maglietta del Barcellona, costume da bagno, calzetti usati quattro volte e scarpe da ginnastica. Ecco, ovviamente no.
cioè i colori non vanno assolutamente bene, pantaloncini molto semplici, magliette molto semplici, soprattutto. Ma penso sia un'occasione fondamentale di ritrovo per tutti i ragazzi di questa rete. Siamo disseminati territorialmente in tutta la penisola, ma siamo accomunati da un unico scopo. Sappiamo che il lavoro per raggiungere questo obiettivo è lungo, è difficile, probabilmente non riusciremo a ottenere il massimo risultato, ma dobbiamo lavorare perché questo possa accadere. E come ricordavamo la frase del generale Dalla Chiesa, anche per poter guardare poi in faccia i nostri figli con serenità, con la coscienza a posto, per dire il mio per te l'ho fatto, sperando che possa bastare, e comunque lasciare a loro un percorso quantomeno iniziato, solido, con basi solide, per poter appunto raggiungere questo scopo. Momenti di questo... Ciao. Mi hai fatto stop così, giusto? Ho capito bene. Okay. Ma chi è Teresa? Teresa è un DJ che viene da lontano, precisamente dal Piemonte. Sono reduce da live meravigliosi, come al semaforo di Casal Pusterlengo. E il segreto del tuo successo? Il segreto del mio successo è non fermarmi mai. Da Marsala fino a Stresa, balla con DJ Teresa. Il TG del raduno termina qui. Vi ricordiamo che è possibile rivedere i video, le foto, i filmati e i TG quotidiani al portale www.libera.it. E ricordate, people have the power! Perché l'unione fa la forza!